Buonasera, grazie il DAM per i 30 mesi rinnovate per il counter e se vi sto simpatico, buonasera. Com'è? Se posso avere il Cold Wheels di questi tempi? Davvero, Q? Davvero? Ok. Buonasera, in una live sponsorizzata da Myrost. Sponsorizzati da Myrost. Che bello. Molto bene, Anna, molto bene. Ciao, Yusam. Buonasera. Com'è? Sì, incluso col Game Pass. Questa è una buona domanda, perché... Allora, a me hanno detto che me lo devo prendere per i fatti miei, ma l'ho scaricato. Non lo so. Di solito no, però io l'ho scaricato e dovrei avere... Non so se ho l'edizione figa di Forza, perché in realtà non mi fa scaricare un'edizione deluxe, ad esempio. Me lo chiama Forza Horizon 5. Non lo so se è incluso nel Game Pass. C'è qualcuno che me lo può controllare, per favore? Perché a me l'ha fatto scaricare e basta. Però non mi ricordo se mi hanno dato un'edizione speciale di Forza, perché mi avevano dato l'anteprima, se non ricordo male. Sono molto contento, Q. Hot Wheels, no, non era. Il Danus l'altro giorno diceva che non era incluso. È incluso se il pass stagione del gioco. Io l'ho dovuto comprare, per esempio. Ok, quindi non è incluso nel Game Pass. Quindi non è nel pass, ho capito. E allora io non so che edizione c'ho. Perché a me hanno detto arrangiati, compratelo. E... non posso. C'era. Quindi boh. 10 euro di sconto. E non vedo neanche il prezzo io, perché l'ho già bello che è scaricato. Non so dirvi. Forse mi hanno dato il pass possibile al day one. Però, quindi non ho la deluxe edition o la premium edition. Non lo so. Prende da quando c'è, ma sarà 2 settimane? Kitsune, non so cosa dire, quindi ciao, grazie mille. Ah, comunque ve lo dico, ho attualmente fermato le sub regalate da 10 e da 50 perché quelle basi erano tutte rotte, quindi... No, si pronuncia... Boh, spero di aver risolto. Ma... Certo, Voodoo. Ecco qui. Di sotto Deluxe include il season pass. Ma io non ce l'ho, Ricky. Perché se vado lì, ad esempio, nella Deluxe mi dice sganciami 71,99€. Mi avranno dato un'edizione loro. Infatti non è la standard, la mia. È Forza Horizon 5. Non so. Hey Jong, non t'ho letto, perdonami. Mi fanno ancora malino. Cioè, alti anche prima masticando mi ha fatto un po' di male, però dai, tutto sommato bene. Ah, non so niente. Non so niente. Comunque mi hanno fatto avviare il DLC per vedere se funzionava. Funzionava, ho fatto Alt F4 perché volevo vederlo insieme a voi. No, non ce l'ho su Steam, Manu. Ce l'ho sul Game Pass. Cioè su Xbox. Stray abbandonatissimo. Domani mattina
tradotto, scusate l'audio, adesso lo abbassa. Hanno tradotto un gioco finalmente in italiano, domani mattina godiamo come dei maledetti. I DLC non è compreso nel pass, si hanno 10 euro di sconto se si ha il pass, però da 20 euro si paga 10. Stray non mi è piaciuto per nulla. Però vabbè, ci sta, non è... cioè, è poco più di un indie, va bene. È la classica Annapurnata, o è bellissimo o è caccarissimo. Adesso l'audio dovrebbe essere ok. Aspetta che mi sa che non ho più la modalità streamer. Bentornato, Marco. Ciao. Non da qua. Grazie ai sassolini per i 60 mesi. Allora. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Ha attivato invece. Perfetto. L'audio lo sentite bene? Io sento leggermente. Ah no, ok. Il motore ok, perfetto. Allora, ragazzi, dai che ci infiliamo nelle Hot Wheels. Ecco qui. Non è possibile fare inversione a U. Va bene. Tra 200 Mara TVB, anche io, grazie mille. Grazie a Dark Fishing. Buonasera Gattone, sempre un piacere vedere le sue live, sempre nel cuore. Nel mio anche, grazie mille. A chi serve una modalità streamer su forza? Non sentire la musica. Come in tutti gli altri giochi. Non tiene proprio la strada benissimo il Warthog, purtroppo. Non ho più avviato Flight Simulator, purtroppo. L'audio a posto? Tra 400 metri gira a destra. Tanto io ho già visto la cutscene iniziale e... mamma mia, i brividini, eh. 300 metri, gira a destra. Devo riprendere un po' la mano. Sabato mattina, che cosa qui? Flight. Volevo giocare a Sea of Thieves, hanno rinviato la Season 7 al 4 agosto. Fuso, che rinnova per Live Train. Siamo a 11, finalmente abbiamo raggiunto l'anno insieme e io ho raggiunto il contratto indeterminato. Ma congratulazioni, grazie mille. Gira a sinistra. Ah, sì, mi ricordo. Sono andato un po' lungo. Tra 100 metri, gira a destra. Tra 200 non lo so, metri, adesso vediamo. Gira a destra. Ecco un po' fuori, ma sì. Cioè, è fatto apposta, È letteralmente fatto apposta per andare in questi luoghi. Abbastanza rapido per scoprire l'entroterra, esatto, guarda. Cazzo, la signorina parla italiano da quanto? Una settimana? Un mese? Non da tanto comunque. Guardate che mezzo, Grazie a Baliru per i 19 mesi. Rinnovate, ragazzi, rinnovate. Tra 400 metri, gira a destra. Opla. Eccoti a destinazione.
Sono tutti signore. Dica 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? È che non altro che se fa i cazzi sua. 19, 19. Mannaggia, mi sa che non ci fa rivedere la cazzi, sapete? No, ok, c'è. Cioè. Che cos'è? Non mi aveva chiesto il giocatore singolo prima. A gran velocità da un lanciatore di Hot Wheels gigantesco. Il principio di funzionamento è lo stesso. Non è stato facile costruirlo, ma ora è pronto. Il parco a tema più grande e più veloce del mondo. Dai, abbiamo una fionda da usare. Scorciatoia, certo, certo. Immaginate che figata essere sopra una di queste macchine. Forse sento un po' basso io. Com'è per voi l'audio? Ma dovrebbe andare bene. Non si deve fare ciò. Porca vacca, che bello. Wow! Benvenuto all'Hot Wheels Park. Cos'è quella cosa lì? L'inclinazione? La tengo. Qui devo tenere conto anche dell'inclinazione, eh? Aggiornato il mio brevetto da pilota. Ok. Male, eh? Fico. Si può togliere questo coso? Ma è carino, dai. Non so che serve. Perché sono abituato al Warthog che dovevo muovere tutto l'analogico per fargli fare una curva. Questa qui appena tocchi gira. Certo, certo. Supero nel loop? Poco dopo, dai. Neve, lava e un vulcano. Ecco il calderone di ghiaccio. Ma che figo. È vero che posso mettere la musica, però... No, non me la sta mettendo, sai? Ho fatto D-pad sinistra e non è partita. Era giù? No, era su. Ops. Questa modalità foto. Non parte. È D-pad sinistra, no? Per far partire la musica. Attivato. Speriamo che funzioni. Andrà tutto bene. Sai perché? Perché di solito qua c'è la musica che mettono loro. Negli eventi, così. È un po' un peccato senza musica qua. Olè! Madonna, quanti punti sto facendo io comunque lì? Quindi si sale anche. Sì, siamo nel tutorial adesso. Punta dritto a quel vulcano. Scusami. Babà via. C'è la musica di Gardaland qui. La tengo. Passa l'aeroplanino? Che cos'era? Mamma mia. Il draghetto! Ma c'è lo squalo parco? Quello che adora il metallo? Dovuto rallentare qua che... Lo senti? Quella è la pista ad aria. Ti offre meno resistenza e più velocità. Ah, ben gentile.
Adoro queste scene di forza, sono bellissime, questo cazzo. Questo è noto come cascate silvestri. Va tutto bene lì, Rani? Queste cose sono di una spettacolarità che io amo. È il circuito più lungo del mondo, comunque. Che troia. Rinnovate per il circuito per più lungo del mondo. Dai gas, signora, sono a tavoletta, non è che posso andare più di così. Babba mia. Oh no, la pioggia. Che senso? Si fa. Forza, vamos, vamos! Vamos! Ho vinto. Io me lo gioco tutto in prima persona, mamma mia, non riuscirei mai. Sono Hot Wheels, in realtà sì, una cameretta lunga qualche metro. Prima di iscriverti all'Accademia come principiante, sì? Dovrai superare la qualificazione. Volentieri. Alejandra e io ti come arrivo fino qui? Lì? Che aspetti? Vacci subito. Subito? Ci vado subito? Mi aspettano lì, vado subito. Ah, mi ha dato quella sfigata adesso. Ciò significa che potrai guidare le auto più veloci solo dopo aver raggiunto i gradi più alti dell'Accademia. Sai, non vorrei che uscissi dalla pista. Perché non è così tutto il gioco? Mannaggia a loro. E questo è effettivamente come guidare il Warthog. Mannaggia. Come sbrissa. Signore. Neanche adesso parte la musica, però. Boh. Forse l'hanno tolta tolta. Eccoti a destinazione. Ops. Merci, buonasera. Posso chiedere una benedizione? Sto cercando di organizzare un addio al nubilato, ma la mia pazienza è agli sgoccioli. Prima o poi strozzo un'amica della sposa. Auguri. Partire con un omicidio non so se sia il massimo. Completa quella qualificazione e potrai darti alla pazza gioia negli eventi di debutto. Sei andato in 500 orari, ora ti fanno dare come principiante 133. Sì, tra l'altro, senza mai prendere uno spigolino. Il mio obiettivo è trovare la leggenda Hot Wheels più grande di tutti i tempi. Quindi ho chiesto ad Alejandra di aiutarmi con le qualificazioni. Hai fatto bene a chiedere ad Alejandra. Grazie, Ailey. Ok, iniziamo. Per rinfrescarci un po' le idee, facciamoci un giretto sulla pista ghiacciata. Facciamoci Andiamo. Un giretto sulla pista ghiacciata, volentieri. Adesso la musica c'è. Ok, questa è la tua prima qualificazione. Mostrami cosa sai fare. Volentieri. Non è che possa fare più di tanto, la macchina supera questo la fa. Salita. Più veloce che puoi. Insomma. Questo passa al convento. Non guardare giù. No, ho sbagliato tasto. Come era per... Ok, preparati. Pista ghiacciata in arrivo. C'è i guantini, dai. Molta meno aderenza, quindi occhio alla velocità. Meno aderenza, ha detto. Ah! Tranquilla, tengo. Che brivido. Ci siamo. Ma quanto è ghiacciata questa pista ghiacciata. È ghiacciatissima. Dove devo andare, dritto? Non male. Non sei ancora una leggenda, ma hai la stoffa per diventarlo. Ho la stoffa. Dirò a Daily che puoi unirti all'accademia come principiante. Va bene. Marco, questa è la tua ricompensa per aver completato la qualificazione. Ora sì. Sei ufficialmente un debuttante dell'Accademia. Bene. Abbiamo aggiunto tanti nuovi eventi al tuo programma. Completali per ottenere medaglie e in pochissimo tempo sarai una leggenda Hot Wheels alla guida delle auto più veloci. Va bene. Allora, cosa vuoi fare? Facciamo questa che è la più vicina.
Tragenici si intende. La tua destinazione attuale è perfetta per la mia missione consigliata. Dirigiti alla linea di partenza. Se vuoi cambiare la missione che hai scelto, controlla nell'accademia quali sono disponibili. Artemix, grazie per i 43 mesi. Però vi ricordo che se avete il Game Pass sono 10 euro in meno, quindi da 20 euro costa 10. No, aspetta, come si fa per la radio? Ah, è tipo a destra, non a sinistra, scusate. Eccoti a destinazione. Questa è una gara estrema. Ti consiglio di utilizzare un buon assetto da fuoristrada. Non puoi immaginare quanto possa essere impervia quella plastica. Ma mi posso avere anche di meglio? Insomma. Magari una trazione integrale? È integrale questo? È integrale quello. Ma no, dai, usiamo la Hot Wheels. Forza Horizon invece è compreso nel pass, assolutamente. Ah, scusami, 10 euro in meno se prendete il pacchetto Forza più DLC. Se prendete solo il DLC costa 19 e voi invece col pass lo pagate 17. Chiedo scusa, ho detto una cazzata. Se voi avete il pass costa 17 euro, non 10. Questa gara grazie, è piena di piste ghiacciate, quindi fai attenzione a quelle curve scivolose. Vado. Faia. Ma scusa, mi sta superando Pikachu? Tu non l'hai pagato forse perché vedi una versione un po' più fica? Mica, ma non tiene la mia. Cioè, non tira. Allora loro come cicciano? Non riesco a cicciare come loro io. Magari ciccio meglio nella neve? Eh no, cicciano meglio di me. Cos'è stato Hot Wheels? Sponda, grazie. Mamma, mamma. Buona. Buona. Dai che la neve non è scivolosa, anzi, ci fa da muretta. Via. Ciao Toyota, ciao, ciao, ciao. Oh, levati dei coglioni. Ciao. Ciao. Ecco qua, guarda qua che effetto elastico che gli ho fatto vedere. Ci sono, la tengo. Fat Cobra, se segue sempre il signor gatto. E quando sei positivo con... anche quando sei positivo con 39 di febbre. Dai che ti passa, grazie mille. Grazie all'Aston per i 9 mesi. Lì c'è una curva a gomito che non è che mi piaccia proprio tanto alla fine di questa via. Buongiorno. No, gatto, che errore! Mi elasticano loro! Tranquilli, si recupera. Si recupera. La difficoltà non me la ricordo. Credo sia a medio. Per un salto lo vedo? Non lo so. Mannaggia a me. Ero primissimo. Lo vedi prima, eh sì. No, dalle impostazioni forse, aspetta. Qua. No, non c'è scritto. Inaccessibilità, eh? Ma no. Ma no, non è inaccessibilità. Sarà HUD e gioco, solo che non me lo fa vedere adesso, perché ovviamente non posso... Ah, sì, mi ricordo. Non posso fare niente. Vabbè.
Era su gioco su scorrendo in basso? Non c'è scritto. No, no, no. Non si vede in gara. Frani, 7 mesi di gattosità. Quando è che partoriamo sto gattino? Le si vuole un mondo di bene anche a lei. Grazie mille. Vado. Sto scemo, guarda Enrico. Il 77%. Dai che nella neve però tiravo io. Io tiravo nella neve, eh. Guarda come macino. Mi sa che mi incula. O forse io inculo lui. Ciao! Buona. Continua e non so la difficoltà però. Anche perché non gioco da un bel pezzo, quindi non potrebbe essere anche facile e io non sono in grado. Stiamo organizzando una bella festa in pieno stile Hot Wheels. Realizzeremo un documentario sulla storia del marchio. Forza, mi serve il tuo aiuto. Ora lo posso vedere. Non me lo dice. Ah no, difficoltà era il primo. Ah, sono esperto. Poi c'è pro e poi c'è imbattibile. Sono a... Vabbè, è esperto, sto giocando. Tra le mille difficoltà che ci sono, è esperto. Ne ho in mente un'altra che fa al caso tuo. Sempre che tu te la senta. Non ci giocano pezzo, abbiamo già sentito questa mattina. Si ricordi che lei è un fenomeno. C'ho delle ruote della fortuna, eh? Questa è l'Accademia. Qui puoi vedere il tuo grado attuale e quanto ti manca per raggiungere il prossimo grado, cioè le auto più veloci. Ecco tutte le missioni associate al tuo grado principiante. Sono raggruppate in sfide maggiori e minori. Suggerimento da professionista. Sì. Se completi tutte le missioni maggiori, guadagnerai abbastanza medaglie per sbloccare la qualificazione successiva. Sì. Puoi tenere traccia di specifiche missioni aggiungendole sul cruscotto. Mio Horizon, centro messaggi. Cos'è quella roba lì? Freestyle. Ale. Dov'è che ho un messaggio non letto? Ok, non ce l'ho. Posto. Ah no, ruota della fortuna. Tiè. 100! Insomma. La giacca di Michael Jackson in Thriller, quella. Però io per cambiarmi devo tornare a casa, vero? Che palle. Eh sì, vero, devo andare per forza lì. Niente. Bene, sono contento. Ascolto un po' di tutto come musica. Mi
non è questo. Ma questo non è quello... Ah no, è quello che abbiamo fatto all'inizio. Oh! Vado fuori gara, me ne sbatte il cazzo se vado a sbattere. Mai provato Forza col volante, no. Anche perché non... Forza Horizon meno. Forza serie regolare, canzone abilità. A me suona copyrightosa questa, però... Tra 400 metri, gira subito a sinistra. Gira subito a sinistra. Sto frenando da una vita, porca troia! Non è copyrightosa questa? Non è famosa, una canzone di oggi? Che ascoltano i giovani? 2 minuti e 40 secondi l'obiettivo, dai, eh? No? Non c'è altri di questo film, ho visto. Allora, beh, è tutta di plastica. Dov'è il nostro ospite speciale? L'esperto di Hot Wheels. Non l'hai ancora capito, ne ho avute vero? Pochissime di Hot Wheels nella mia vita. Ho avuto lo squalo parco, portatile però, e basta. Guarda che meraviglia, questo posto è un sogno che diventa realtà. Sì, però mi stai facendo gareggiare con un tapiro. Desiderosi di mettere in mostra le loro auto ispirate al mondo Hot Wheels. A questa sarebbe? Le schede informative. Potrai imparare insieme al pubblico. Io premo il pulsante di registrazione e... C'era una valigetta, era. Non l'avrei mai detto, Ailey. Sai, piacerebbe imparare tutto sulla storia delle Hot Wheels. Me lo sono comprato da solo. Resta con me. La più grande esperta di Hot Wheels del mondo sta per insegnarti tutto. Tutto iniziò era proprio una valigetta. Che osservando le macchinine con cui giocava suo figlio, pensò, io saprei fare di meglio. Vedi, sin dall'inizio, Elliot ha voluto creare macchinine storia. Giocattolo da look accattivante e molto veloci. Ciò le avrebbe rese estremamente divertenti. All'epoca non esisteva nulla del genere in commercio. Handler coinvolse nel progetto l'ex ingegnere missilistico Jack Ryan e il designer automobilistico di General Motors Harry Bradley. Addirittura. Con la loro collaborazione nacquero le prime 16 macchinine, conosciute come Original 16. Il team di Jack sviluppò gli assali in acciaio inossidabile e i mozzi in Delrin, che avrebbero permesso alle macchinine di raggiungere velocità elevatissime. Mentre Harry si impegnò a conferire loro un aspetto accattivante. Il contributo di Jack e Harry esemplificò al meglio quelli che da allora sarebbero per sempre stati i cardini di Hot Wheels, prestazioni e design. La prima auto prodotta fu una Camaro personalizzata, molto simile a quella che stai guidando ora. Ho capito tutto. Sì, e un'altra Ma figa sta roba. Auto originali era la Flipside personalizzata, basata finalmente sulla in italiano aggiungo. Gran parte di quei primi progetti era ispirata a Hot Rod e Muscle Car, che all'epoca costituivano i cardini della cultura automobilistica californiana. Dopo Bradley, al team si unirono altri designer. Ira Guilford della Chrysler, che progettò la Twin Mill, e Larry Wood, che progettò la Bone Shaker originale. Ma fin dall'inizio si impegnarono tutta pubblicità, certo, però era figo. In grado di fare soprattutto una cosa. Lo hanno fatto anche andare con molto, Top Gear. Molto veloce su delle piste. Mi tampona questo. Perché così non tira la mia, Conosco a memoria questa storia da quando avevo 6 anni. Uno dei motivi per cui le Hot Wheels sono così accattivanti è la vernice speciale chiamata Spectra Flame. Si basa sull'applicazione di una lacca trasparente su una zincatura lucida, in grado di conferire a queste macchinine un effetto metallico impressionante, del tutto simile a quello visibile. La mamma nuda! Nel corso del tempo, Hot Wheels ha sviluppato e migliorato nuove tecniche. Ottima guida! Ecco, prendi la NASCAR. Sì, però mi ha fermato la narrazione. Vincitrice del Legends Tour 2019. Wow, grazie. Ho imparato tantissimo. Dobbiamo rifarlo. Ah, mamma mia. Sì, l'ho giocato Stray Entropy. Mi ha fatto veramente schifo perché è un gioco di merda. Va bene? Ti è piaciuta come risposta? A te e a tutti quelli che entrano in chat solo per scrivermi questa minchiata. Cazzo. Inaccessibile fare inversione a 1. Sono perso l'occasione di usare il doppiatore come fatto. Aspetta che c'è questo. Che sgarbato lo sono.
Però dopo la ventesima volta che uno entra in chat e mi chiede perché non sto giocando Stray, perché sono il gatto sul tubo, a uno girano anche un po' i coglioni. Posso? Posso, Gabriel? Posso? Posso? Faccio lo stesso. Hai giocato a Stray? Sì, in live, al day one. Eccoti a destinazione. Sono io. Veramente, spero, bike fico. So che le Hot Wheels non hanno fatto solo macchine, hanno fatto anche un po' di altre cose. Però appunto non avendone mai avuto da piccolo, non mi sono mai appassionato. Però mi piacciono un sacco i circuiti che fanno così. Ti va un po' di terreno accidentato? Abbiamo caricato una gara su un tracciato rombo. Meglio usare un veicolo fuori strada. Ma guarda, Parallax, per il gioco che è, la cifra che propongo, 30 euro ci sta per Stray. Ti deve piacere quella roba lì, però. E per me è terribile. Mamma mia. È stata proprio una bella idea mettere le piste di delle Hot Wheels comunque su Forza. Hanno giustificato le piste a caso, cioè i giri della morte, quelle robe lì che sicuramente volevano mettere. L'ego era su un altro livello, però non è per niente male come idea. È che Lego è Lego. Scusa il linguaggio, ma si vede che era un indie delle balle. Sì, solo che vuole essere quello che non è e punta un po' più su. Non lo so. Non so dirvi, ragazzi, insomma. Sono gusti alla fine. Ma anche le recensioni stesse lo dicevano, ha dei picchi altissimi e dei bassi bassissimi. Sono d'accordo, però per me quei bassi lo rendono ingiocabile. Posso superare? Grazie. Anche perché siamo a metà circuito. Mi sono ancora qua, a metà carovana. Non tira però la mia macchinina. Non so se si possono creare percorsi. Dovevano aggiungere i minigiochi, poi non so se l'hanno mica più fatto. Che giocavano con la palla e tutte quelle cose lì. Su Forza. E io purtroppo l'ho abbandonato, come sapete tutti, perché il troppo stroppia. E mannaggia, avrei preferito una progressione esattamente come stanno facendo su questo DLC. Quindi magari hanno anche capito che l'utente vuole una progressione vera e propria. E non giocare direttamente con la prima macchina che gli capita. L'utente appassionato di veicoli, naturalmente. Il ragazzino vuole usare la Ferrari nello sterrato e vincere. Non ci arrivo. Perdo. Neanche il podio. Manco il podio. Ah sì, ci sono le piste fatte dagli utenti, allora. Via via. Ah, era un'affermazione, ok, scusami. Ok. Ma dobbiamo tutta la sera per giocare. Posso vincere tutto e basta. Permesso. Ehi,
il problema di questo gioco è che purtroppo da Forza Horizon 3, non mi ricordo se dal 3 in poi o dal 4 in poi, il gioco ha iniziato a darti tutto subito, quindi subito la supercar, e te la fa usare fin da subito nei circuiti che non sono pensati per quello. Non c'è più una distinzione vera e propria delle discipline, quindi vai nello sterrato, usi il pick up, vai nella corsa, usi la macchina da pista, vai in montagna, la macchina da rally, tutte quelle cose lì non ci sono più dal 3 in poi, vedi. E quello è stato un grosso peccato, perché prima avevo tanta voglia di provare nuove discipline, sbloccare nuove macchine per ogni disciplina. Dopo mi hanno dato quasi tutto subito ed è come giocare con i cheat. Bello, ma non ho voglia. E poi dopo ti passa un po' la voglia di giocare, perché tanto comunque hai sbloccato di tutto subito, hai già tutta la roba figa. Poi vabbè, anche se sono inguidabili usi sempre quelle e via. Ed è un peccato, anche perché c'ha di quelle robe spettacolari, Forza Horizon, che è incredibile. Niente, sempre quarto devo arrivare io. Non so, non ce la faccio, si vede. È normale perché il numero dell'auto è 800. Sì, ma mantieni qua. Allora, mettiamolo così. Preferisco avere la separazione delle discipline più marcata. Fuoristrada, pista, sterrato, adesso che è sempre fuoristrada, o metà e metà. Dai, secondo lo accettiamo. Secondo lo accettiamo. Sono arrivato prima io? Sì. L'uno aveva il progresso migliore, sì, l'uno e il due. Perché appunto ti costringeva, ed era anche figa quella cosa lì, ti costringeva a utilizzare delle macchine che magari non ti erano... non erano per te, però imparavi a giocare, no? Era molto bella quella cosa lì. Come sta facendo adesso, tra l'altro? Speriamo. Speriamo per il prossimo Forza Horizon. Non è possibile fare inversione. Esatto, nel primo, se tu non avevi la macchina per fare la gara, non potevi partecipare. Dovevi comprartela per forza. E quello era bello, perché intanto dovevi gestirti meglio i soldi, dovevi capire bene quale macchina usare, dovevi imparare ad usarla. Era molto figa quella cosa lì. Tra 400 metri. Poi sono sempre stato un fan della serie Horizon, però devo dire che nuovo Forza Motorsport mi... gira subito a sinistra. Mi è incuriosito quasi di più. Quello che ho visto mi è piaciuto molto. Poi vediamo, perché quello lì è simulazione. Sarà la Formula 1, quindi non lo so. Però quello che ho visto è stato molto bello. Oddio, più o meno Need for Speed Underground, Ricky, comunque erano robe diverse. Non proprio simulazione. Beh, minchia, la serie regolare di Forza, sì. Non questo. Motorsport. Niente, la mia signora ha guadagnato una medaglia, mi sono distratto e sono finito. Come arrivo su adesso? Finita. Ecco.
Simulazione più assetto corsa, dici, ok. Diciamo di quelli... Sai che non lo so, perché comunque non avendolo mai giocato, leggevo che anche Motorsport aveva il suo grandissimo perché. Come simulazione. Però ho giocato Motorsport 3 e basta. Holidine! Oh mamma, stavo per dimenticarmi di rinnovare. Adesso però voglio dei giochi di corsi ignoranti. Dai! Venga qui. Ma scusa, ho sbloccato nuova macchina, mi ha detto. Ma perché era di livello più alto? Non so. No, rimaniamo qua. È stato corso italiano, sì. Della Milestone. Vogliamo parlare di Gran Turismo? Sì, fa cagare. Quanto è durato? Quanto è durato Gran Turismo sulle bocche delle persone? L'ultimo. Una settimana? Rispetto a Forza che c'era il rewind. Questo dici? Che c'è dal day one? Hopla! Miseria, come l'ho presa male questa curva! Non è Milestone? Milestone fanno MotoGP. Chi lo fa assetto corsa? Il turismo è troppo serio per la gente comune. Kunis, bravi, Kunos. Bravi. Però hanno un logo simile a Milestone, vero? Grazie per la sponda. Guardate che sto giocando di merda. Kunos. Hanno un gatto come logo. E allora no, non me lo ricordo mai. Somiglia senza occhiali, però sì. Ricordo male. Non so chi confondo allora. Ricordavo sto logo arancione. Con la scritta in corsivo sopra. Scusate. Potrò ricordare male. Poi mi fermo qui anche perché mi pare poco elegante parlare male di Gran Turismo. Anche perché siamo sponsorizzati da Microsoft. Sembra quasi fatto apposta, vi assicuro non è così, però. Non mi sembra il caso. Credo che come gioco poteva essere fatto meglio. Come scelte di marketing, oh mio Dio. Va bene. E io sono ottavo in tutto ciò. Guarda che c'è Ivan. Ah, non la tieni, eh? Ulala! Perché ha frenato tutti? Si toglie? Ma pezzo di merda! Cazzo! Il rewind è orribile in un gioco di corsa, a mio parere. È vero, sono d'accordo. Lo hanno introdotto... Non mi ricordo se all'inizio è stato proprio Gran Turismo a fare questa cosa qua o, ed è più probabile, Project... come si chiama? Project... No, non è stato Forza il primo. Non mi pare. Project Gotham, forse? Possibile?
Però ho fatto tutta questa cosa qui. Che devo fare, mo? No, non voglio fare questo. Grid dopo. Questo l'ho fatto. Devi fare le acrobazie. Che devo fare? E dove sono? Questo dici? Devo fare proprio tutto. Ottieni un'altra 80 medaglie per sbloccare il grado professionista grazie a Arts. 300 metri. Ah, gira, guarda. E non ce l'ho, prossimo evento. Ho bisogno di medaglie. Nuova sfida riconoscimento in arrivo. Vinci tutte e tre le gare di classe B sbloccate. Ah, devo vincere. Ho capito. Ho capito. Project Cars. No, 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 no. Era Gotham. Project Gotham. Però potrei sbagliare. Forse era qualcos'altro. C'ho la mia età. Gotham Knights. Project Gotham Racing. Questa non l'ho vinta. Uso per prima volta su Forza Rewind, il primo sistema di utilizzo di meccaniche per discipline con il Gran Turismo. Ok, vai. No, non ricordiamoci di Prolog, per favore. Project Gotham era il primo gioco di auto dell'Xbox enorme. Io ho giocato su 360, non mi ricordo se era il 2 però. Lo so che posso disattivare il riavvolgimento. Ma anche quello che hanno fatto con l'ultimo coso. Con l'ultimo... Ma non parliamo di riavvolgimento, ragazzi. Dai, per favore, per favore. Vado. Progetti per questo Wycans, ragazzi. Dove ve ne andate di bello? Negativizzarmi, ma scusa, non hai detto che eri a posto? O non è vero? Omnicon, grazie per 19 mesi. Rinnovate, ragazzi, questo weekend, rinnovate. No, gatto. E lo faccio giusto perché non ho voglia di rifare tutto perché siamo in live, sennò... Scusatemi. Grazie al caos, buonasera, signor Gatto, siamo arrivati a 21 mesi. Io con il suo permesso festeggerei con il suono gutturale tipico di cui... Di chi ha mangiato e bevuto troppo. Il rutto, dici? Oppure... Olè. Vai, Silent Hill 4? Divertiti. Ipocrita. Per cosa? Poi io ve lo toglio. Ve lo tolgo questo si scherza, eh? Non vi dà diritto di offendere la gente o rompere le palle. Cazzo. Ogni volta. Diga, 63 mesi, grazie! Ah, scusami. Ho accelerato troppo perché pensavo che l'acqua mi fermasse. Non è stato così. Non è stato così. E... Ople. Sì, comunque il riavvolgimento nei giochi di macchine fa cagare. Però c'è, cosa fai? Non lo usi? È la solita cosa. Purtroppo esattamente come condividi esperienza di Pokémon. È un'idea da stronzi, però è lì. È lì, è troppo accessibile per non essere utilizzata. Lo usano tutti e allora è lì.
niente, allora ciao. Però aspetta un secondo, perché sto pezzo di merda mi ha superato. E adesso sta frenando, e allora niente. Partimo però, porca di una puttana, eh? Il live esiste e rewind? No, no, assolutamente. Se sei contro altri giocatori, no. Come fai se no? Cioè, guarda te! Martimo come non sa giocare. Mi si è messo davanti per poi frenarmi in faccia. Sto scemo. Che vergogna. Allora, ho riavvolto metà gioco. Lui mi risupera naturalmente. Però adesso aspetta che mi sposto. Oh, vergognoso. Vergognoso. Ecco. Se non si vuole condividere esperienza, si tiene lo starter a avere il livellato e tutti gli altri al 20. Se non sai giocare, sì. Che vuol dire? Grazie Lumberjack, buonasera, li superi tutti. Sarà mia premura. Ah, sì, mi ricordo. Dai, buon anniversario a noi, approfitto di chiedere una benedizione. Scelga lei, sono in cerca di casa, auto e voglia di studiare. Io le faccio i migliori auguri per tutto. E grazie mille. E grazie anche a Gambo per i 29 mesi. 300 metri, gira a destra. Ma io non ho voglia di rifare tutta la gara perché sono in live e non voglio rompervi i coglioni. Gira a sinistra. Facendovi vedere mille ricominciate, perché sennò finisco la gara e la ricomincio. Finisco e ricomincio. È così che gioco. Anche perché, al di là dei soldi, non so se poi il gioco tenga conto del fatto che tu hai fatto il rewind. E mi sta sul cazzo quella cosa lì. Al di là dei soldi, che non mi interessano. Forse non ne tiene conto. E non ho avuto né una né l'altra Green Fog. Eccoti a destinazione. Non ne tiene conto? Allora ne abusiamo. Ah, ti dà meno exp, vedi? Ok, ne tiene conto. Ciao. Grazie ex Marux, anche da positivo ti si segue, grazie mille. Non so perché mi aspettavo un 3-2-1 alla Mario Kart. Non so perché. Non so perché. Valush, buonasera a lei, grazie mille. Sta macchina è veramente una chiavica comunque, eh? Porca miseria. Ah, sì, mi ricordo. Scia, non vado da nessuna parte, ma sto qua. Infatti, che bella scia che sto prendendo. E riesco a superarli perché loro inchiodano in curva. Io mi schianto e niente, me li superano. Altair, per cortesia, eh? Questa la pago carissima. La dovremo rifare.
Io posso andare anche un po' a tavoletta, perché tanto la mia macchina fa quello che deve fare. Schifo. Derapata Hot Wheels. E un po' di sia. Dai, che superiamo Valentino con la sua macchina di Pikachu. Inguardabile, aggiungo anche. Dove vado? 70% sesto. Niente. Uso lui come sponda! Non ci ho creduto abbastanza. Gara sincrona? No, sono i Drivatar, ragazzi. Sono... Adesso non so se questa cosa sia ancora vera oggi. Ma sono... riavvivamento... della CPU che gioca come giocherebbe la persona a cui fa riferimento il nome. E volevo usare la Hot Wheels mezzo. Guarda il Liezar come arriva aggressivo. Bene. La CPU che ci ruba le auto, sì. E tutte dal gusto discutibile. Dal gusto discutibile. Aggiungo. Dai, quarto, non male. Inutile la scia, perché tanto guarda lì quanto tirano. Ah, Smith. Buona, va bene, va bene, va bene. Più o meno, mi sta per superare, ma va bene. E cazzo, Smith. Ma porca di una puttana, non potevi andartene a fanculo? Guarda te. Vabbè, sono quarto, va bene così per adesso. Siamo al 48%. Uff. Ok, però non basta. Non dovevo toccare qua. Qua ci provo. Qui devo frenare. Minchia, tosto sto circuito, Quarto tra l'altro, quindi non so neanche se riesco a superare. Fuck. Spero che non ci sia un twist finale, ma non me lo ricordo. No, mi inculo. Pensa tu! No, la macchina non ce la fa proprio. Quindi se uno fa schifo anche Drivatar lo fa. A regola sì, poi dopo vai a vedere. Sì, si può giocare con una persona reale, naturalmente. Sì, questa gara la posso fare anche online, volendo. Grazie Alberto per i 56 mesi. Giuseppe, forza quest'auto? Volendo posso cambiare, però è quella che mi ha mandato. Va bene. Meno, bene, molto meno. Era meglio se stavo vicino al convoglio, ma davanti. Beh, ragazzi, si supera così. Che storia è questa? Sì, ma togliti poi, Eagle, sempre tu. Porca troia. Altair, ma che cazzo inchiodi? Ma porca vacca. Ma scusami. Diverte questo gioco? Non ci giocherei altrimenti. Che domanda è?
Sì. Gravissimo errore. Passiamo la difficoltà di uno, dai. Non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. Scusatemi. Se no stiamo qua tutta la sera. Ah. Vediamo. Macchina continua a far cagare, ma magari anche i driver adesso. Permesso, grazie. Guarda che è arrivato Ricky. E allora per forza, vedi, bastava abbassare la difficoltà per far arrivare Ricky. Riposati che c'è la febbre, scemo. Ok. Pesa male. Però sono già terzo. L'idea c'era però. L'idea c'era. Scusate, stavo prendendo per il culo Ricky. Adesso gioco. Quarto. A metà percorso. Anche perché ho abbassato di poco la difficoltà. Quel tanto che basta? No, vediamo. Fatta malissimo sta curva, ma sono comunque attaccato al loro culo. Però loro non so perché vanno più veloce. Ma lui c'ha la macchina uguale alla mia. Boh. Cazzo, ho dovuto frenare perché sennò gli andavo nel culo. Però se non frenavo li superavo. E vedi che li vado nel culo. Se vado nel culo frena. Mannaggia, loro e il loro culo. Permesso. Grazie. Mamma mia. Se posso fare upgrade? Sì, però devo uscire. Perché io, a differenza loro, posso stare a tavoletta sempre, visto che la mia macchina comunque non tira. Però ormai è arrivato quello là. Niente. Mannaggia. No, Tactical, è che usano macchine differenti. A difficoltà maggiore in realtà diventano dei geni del male a qualunque cosa. Il mio unico problema adesso è la macchina che non va. Ve lo garantisco, non è la difficoltà della CPU che mi sta mettendo in difficoltà. È la macchina che non è all'altezza. Perché loro hanno le macchine più ganze, vedi? Fionda. È la macchina che non va proprio. Ciao! Loro devono frenare per forza perché poi dopo in curva si sbarellano. Io no. Il problema è che mi prendono dopo. Però vedi che mi riprende subito. Gli sto davanti come Buzz Lightyear con la macchinetta di Toy Story per la PlayStation 1. Era così che vincevi. No, 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 nessun giocatore guadagna Expo offline, in teoria. O sì. Perché effettivamente io ogni volta che apro forza c'ho della roba da sbloccare.
Stai fermo lì. Faster. Guarda che qui c'è un gomito. Homer, grazie per i 50 mesi. Mamma mia, grazie mille. Ok. E andandoci un po' più safe. E abbassando di uno la difficoltà, ci siamo. Esiste la scia? Sì, però se la macchina non tira, non tira. Puoi avere tutta la scia del mondo, ma... Quanto ce l'ho dietro lui? Ok. Buona. No, però nel 3 il tuo driver guadagnava soldi ogni volta che compariva in una gara. Sì, però adesso vanno talmente tanto in giro che... sarebbe impossibile. Mi piace la B. E una gonna. Buono, abbiamo vinto. Ok. Una stella entrando nel combattimento è classe B. Due le medaglie. Marco, ecco una nuova sfida riconoscimento. Dai, stella di entrambe le acrobazie di classe B. Cosa sono queste le acrobazie? No, questo è l'elevatore di velocità. Ma sono, sono queste le acrobazie? Perché sennò che cos'è? No. Questo l'ho fatto. Sì, sono quelle. No, chiamarle acrobazie mi sembra un po' strano, no? Possibile fare inversione a U tra 200 metri. Gira subito a sinistra. Va bene. Perché non posso cambiare macchina? Ma perché mi hanno dato questa? Voglio usare le macchinine che mi danno per delle Hot Wheels. Anche perché c'è un po' di progressione e voglio seguirla. Cazzo! Ah, ok. Ho frenato tantissimo, ho sbagliato, non avrei dovuto frenare. Ups. Sì, ci sono anche i vostri record. Ho frenato perché pensavo dover far partire l'evento, sono cretino. Antonio, le si vuole sempre bene anche a lei, grazie mille. Qua? Eccoti a destinazione. Buona. 300 metri, gira a destra. Ho fatto 1-1, ma va bene, dai. Grazie Gianflo per il ride a Mix Call per i 55 mesi. Eccoci qua. Hai fatto bene, Mirkol. A me ne sono partite tre della Durex tutte di fila, uguali. Oggi. No, Leviatano, perché è proprio un brutto gioco. Perché c'è sta cazzo di fissazione per Stray? Porca puttana!
Porca puttana, non ce la faccio tra più. 400 metri, gira a destra. Va bene. Cioè, non è che potessi scegliere dove andare, ma va bene. Ah, troppo. Gira a destra. Perché il gioco del momento. Non mi è mai capitato così tanto qui, però. Così tanto che così tanta gente entrasse a chiedermi sto cazzo di Stray, non mi è capitato così tanto. Ed è una noia mortale, tra l'altro. Gira a sinistra. Mamma mia. Sto derapando andando verso l'alto, cioè è incredibile questa cosa. Ma ascolta, ma che cazzo di strada è questa? Chi l'ha fatta? Cioè, se uno deve andare, non lo so, a trovare un amico, tutto sto giro deve fare. Ma non potevo andare direttamente lì a destra? Falso, con Elden Ring era peggio, ci fai più caso perché non ti piace. Ma con Elden Ring, mentre lo giocavo, mi venivano a chiedere se ci stavo giocando? È vero, comunque con Elden Ring era peggio. Però nessuno mi ha mai chiesto perché non sto giocando ad Elden Ring. Tra 400 metri, gira a sinistra. Perché ci ho giocato. Forse. Gira a sinistra. Perché considerando un gioco con un gameplay lo si considera un gioco adatto a tutti. Quelli che non hanno gusto. Eccoci a destinazione. Con questi all'Accademia faremo il botto. Capito? Il botto. Perché quando sì. Ha chiamato Ale, dice che puoi partecipare alla prossima qualificazione. Va bene. Forza, non vorrai farla aspettare. Completa questa sfida e otterrai il grado di professionista. Dirò ad Alejandra che sarai da lei tra poco. Non te lo chiedevo perché ci giocavi, infatti, quindi no. Stavo sfogliando i vecchi cataloghi Hot Wheels di Ailey. Sì. Forse ho trovato qualcosa, ma ho bisogno che tu mi raggiunga, subito. Secondo me era divertente. 300 metri, gira a sinistra. Veramente, Gabriel? No? Sai che non me lo ricordo? Bravo. Bravo che tieni lo storico. Però comunque Elden Ring aveva un valore come gioco. A differenza di Stray. Il gameplay innovativo di Stray? Innovativo in che cosa? Nel premere il tasto azione per saltare solo quando ti dice lui di farlo? Infatti non hai gusto, Gabriel. Adesso Elden Ring non è sicuramente un gioco perfetto, però cazzo. Che comparison. Non so perché ho detto innovativo, parlavo solo di bello di personificazione. Ah, ecco. Sì, solo perché fai il gatto. Vabbò. Babbo. Tra 400 metri, gira a sinistra. Sinistra? Sì, però dovevo andare a destra prima. Oh! Mannaggia. 300 metri, gira subito a sinistra. Faccio. Tra 200 metri. Gira a sinistra. Però non è su quello normale, Jack, è sulla versione gira più fica del Plus.
non è questo, aspetta, non è tra 400 metri, gira a destra. E che bordello. Sto perdendo comunque con tutte queste strade. Gira a destra. Tra me figa? Non lo sapremo mai. Tra 400 metri, gira a destra. Sì, Suna, sarebbe un gioco bello. Poco frustrante, dall'esplorazione magari anche appagante. Gira a destra. Sul prezzo sono d'accordissimo con te comunque. Il fatto che mi faccia cagare non significa che l'abbiano posizionato male sul mercato a livello di prezzo. Perché so essere comunque obiettivo. Anche se non sembra. Perché se il gioco non mi piace allora non vale i soldi. Quanto figa questa cosa con l'acqua. Io spero di farla in discesa. Ah, mi sto lavando il viso. Molto estiva comunque questa pista. Anche se c'è il ghiaccio. A Walking Sim che richiede zero skill da parte del giocatore, c'è un gattino cute, è abbastanza ovvio che venda, sì. Sì. Però per me è veramente frustrante tutte le scelte che hanno fatto. E vai. Ti immagini di aver organizzato qualcosa del genere? Eli dice che ha sempre voluto vedere cosa è in grado di fare la Deora 2 in questa scala. E con che macchine soprattutto. Per scoprirlo, secondo me, dobbiamo portarla a fare surf. Per la tua prossima. A Mirabilandia c'era il coso delle Hot Wheels. Tra i canali a tutta velocità. Andiamo. Andiamo nell'acqua. Ma tu canali, ha detto. Dacci dentro. Ricorda, il ma che surfing è tutta USA. Di equilibrio. Primo canale in arrivo. Whee! Sì, va là. Ma bellissimo. Avete visto che chicca? Che l'acqua non è messa lì a caso, viene fuori da degli spruzzatori. Questo è un bel dettaglio. Ok, il primo canale è andato, ma dovrai superarne ancora un po' prima di poter passare al grado successivo. E chi se lamenta? Vai sempre dritto. Questa macchina è un po' una chiave. Per saltare la coda. Sia da guidare che da guardare. Sembra una roba uscita da Halo. Sembra una tecnologia Covenant, una batteria o una ciabatta. La ciabatta dell'Elite. Ok, secondo canale in arrivo. Ricorda, segui il flusso dell'acqua, non provare ad andare controcorrente. Arbiter indossa le ciabatte Hot Wheels. Sì, preparati a cavalcare le onde. Wow! No, aspetta, a cavalcare le cascate. Si può dire? Abbiamo questa espressione in spagnolo. Dirigiti verso il precipizio. Ci siamo quasi. Mi dirigo verso il precipizio dove ci siamo quasi. Sto andando a 229 km orari. Mi sembra essere fermo. Quanto cazzo tira questo veicolo? 3-400 metri. Arriverai a destinazione. Ce la faccio? Ce la faccio. Ce la faccio. Ah, è stato fantastico! Io vado ad asciugarmi i capelli, tu torna all'accademia. Ora hai raggiunto il grado professionista. Beh, se esistesse una roba del genere ci vivrei dentro. Non la ciabatta Covenant, il circuito. Hai superato la qualificazione, il che significa che ora sei ufficialmente un professionista dell'Accademia. Ho aggiunto al tuo programma tutti i nuovi eventi e ho la sensazione che ti piaceranno un mondo. Vorresti altre informazioni sulle Hot Wheels?
Vuoi sapere cos'è la pista arancione? Assolutamente sì, sarò lì a breve. Va bene. E qua che me lo dice? No, qua che me lo... Qua me lo dice. Ora che sei al grado professionista, siamo pronti a far uscire dal garage le auto più veloci. Scusate. Non fraintendermi, raggiungeremo delle velocità incredibili, ma dobbiamo farlo con cautela. Ogni volta che salirai di grado all'Accademia, ti lascerò guidare auto sempre più potenti. E si chiama progressione. Quello che purtroppo mancava al gioco base, ma... Va bene. Sono contento che ci sia qui. Molto contento. E babbuccia sia! Ho preso troppo! Tra 400 metri. Gira a sinistra. Comunque è un po' dura, ma si lascia guidare la ciabatta qua. Ma dopo si passa la scala col tacco. Ma ci pensate mai che l'Italia è uno stivale? Ma che cazzo mi significa che l'Italia è uno stivale? Tra 400 metri, gira a destra. Dalle elementari. Che poi non è che ci somiglia come altri continenti somigliano a qualcosa. No, no. È proprio una forma, cazzo. Sei proprio fatta così. Pensi che in questo stivale non è compresa la mia Sicilia, neanche la Sardegna, se per quello. No, ma parlo proprio della forma. È incredibile. Gira a destra. Gira a destra. Signora, come cazzo faccio? Me lo dica lei. Appena possibile fare inversione a U. Gira a sinistra. Sapevo. Il continente somigliante a qualcosa? E adesso non mi ricordo, c'erano altre cose richiamanti, ma... Come l'Italia? Niente. La Nuova Zelanda somiglia a uno stivale? Tra 400 metri. Gira subito a sinistra. Gira subito a sinistra. Per raggiungere velocità incredibile. Sì, è vero, c'è la penisola scandinava che è chiaramente un cazzo, però. Però lì ci vai a pensare dopo, cioè non è che ha quella forma lì, è un cazzo in diagonale. Non è propriamente. Ma sta musica quanto è alta poi? Fastidioso. Dai, prendiamo questo mostro e facciamo un giro. Che bella questa. Ha due motori addirittura. E come funzionano? Fai attenzione. Tecnicamente hai per le mani più di 1400 cavalli. Mazza. Cosa vuol dire tecnicamente? Come ho detto, le Hot Wheels sono sempre state progettate per andare molto veloci sulle piste personalizzate. Si vede che questa tira più dall'altra, infatti. Quindi cosa vuoi fare con la pista? Bene, per prima cosa crei segmenti in modo che tutti possano costruire quello che vogliono. Dopodiché inventi un potenziatore alimentato a batteria per lanciare le auto lungo i rettilinei e un aerofreno per rallentarle prima delle curve strette. Si poteva impostare la velocità con cui il compressore spingeva le auto e in più c'era un freno per rallentare le auto in modo che restassero in pista sulle curve difficili. Ma perché fermarsi qui?
Loop, rampe per saltare, curve paraboliche, cadute gravitazionali, ponti a cavalletto, chicane, incroci, contagiri, lanciatori a più corsie affiancate. Perché voglio comprarmi una Hot Wheels adesso. Ovviamente, nell'ingegneria si fa così. Hanno persino creato un negozio d'auto con un dinosauro funzionante, un piccolo oliatore e una chiave inglese per la messa a punto delle auto. Ci ho giocato, è uno spasso. Bello, ma la pista è arancione? I bimbi amano l'arancione. Come darti torto? Tutto qui. Come sai, non c'è nulla di più emozionante che vedere delle auto gareggiare fianco a fianco. Hot Wheels distribuì numerosi accessori progettati a tale scopo, tra cui lanciatori per la linea di partenza, contachilometri per calcolare la velocità delle auto e cancelli collocati al traguardo in grado di decretare il vincitore. Insomma, niente bari. Negli anni 70 furono commercializzati appositi pezzi di pista a più corsie, tra cui il Fast Track, con tre corsie senza separatori, che permetteva sorpassi rischiosi ed entusiasmanti. E al giorno d'oggi ci sono set ancora più divertenti con cui giocare. Tracciati a 8, garage su più piani, kicker con fascia elastica e persino squali e dinosauri determinati ad azzannare le È finito! Quindi, perché far sfrecciare le tue auto su piste di plastica? Mi arrendo! Perché? Perché è divertente? Perché così saltano fuori dalla pista quando finisce, ovviamente. Forza, andiamo! Non ho capito. Me la lascia? Sarà qualcosa di epico. Per questo tratto verrò con te. Ah, no. Più lontano possibile. Dai, eh. Dai, gas. Vediamo come vola la Twin Mill. Oh, sì. Salta fuori dalla pista. Ho vinto? Oh, sì, ne parleranno tutti gli amanti del brivido all'Accademia. Gli amanti del brivido. Non saprei dirti, Gabriel. È ora che tu sappia della più grande rivalità nella storia di Hot Wheels. Dai. Scendiamo, ti spiego. Mantenere brivido? No. Comunque qui al parco non devi pagare per il trasferimento rapido. Gli addetti ai lavori di Hot Wheels sanno come portare in giro... Come... quando me lo voleva dire? Però... Le auto. Eccoti una matrice di costruzione. Ora tutto ciò che ti serve è una serie di piste Hot Wheels e la tua fantasia. Iniziamo. Non ho voglia, scusa. Dov'è che avevo segnato di andare? Ok. No, volevo andare qui comunque. Qua. Adesso voglio di comprarmi una pista Hot Wheels. Quanto viene? È che non è divertente, è più divertente il Forza. Perché guido la macchina. Dipende dal set. 70-80 euro, veramente? Madonna. Immagino li valga comunque. Eccoti a destinazione. Grazie Thermos per il ride. Il garage delle acrobazie 166 euro. Probabilmente ti starai chiedendo perché ti sto parlando di questi fantomatici Snake e Mongoose. Dico bene? Te lo spiego lungo il tragitto. Tu prendi l'auto gialla, io prendo quella blu. È molto bello, Vector. Immagino tu abbia sentito parlare di Don Prudhomme e Don McEwen, giusto? Ah, negli anni sì, 70 erano due piloti della NHRA, esperti in gare di accelerazione, tra i quali si instaurò un'amichevole rivalità.
Don fu 4 volte campione della National Hot Rod Association, entrando perfino nella Motorsport Hall of Fame. Il suo soprannome era The Snake. Tom McEwen era un altro pilota di gare d'accelerazione. Pensò che avere degli sponsor sarebbe stato utile. Stronza. Si rivolse a un'azienda di giocattoli, la Mattel. Nel corso degli anni, i due si affrontarono diverse volte agli US Nationals e ciò diede vita a un'amichevole rivalità. Per dire amichevole, ma secondo me si odiavano. Una serie di giocattoli basati sulla rivalità tra Snake e Mongoose. La sponsorizzazione di Hot Wheels portò alla creazione di prodotti di ogni genere ispirati alle gare d'accelerazione. Il marchio Hot Wheels produceva varie nuove linee di macchine. È un'informazione molto generica questa. Il Road Runner e il Big Belter, che lanciavano le auto con l'ausilio di una fascia elastica. Il Big Belter era persino in grado di rilevare l'inizio dei salti. Mica male, vero? La Hot Wheels realizzò vari prodotti a tema drag racing. Le heavyweight erano più veloci sulle cadute gravitazionali. Le Sizzler, con i loro piccoli motori alimentati, non avevano bisogno di un lanciatore. C'erano anche le macchinine a motore, c'erano. Un nuovo designer, Paul Tem, iniziò a disegnare progetti a 6 ruote, come la Six Shooter e la Open Fire. So che non è realistico, ma è incredibile. 6 ruote, sono davvero tante. Va bene, signorina. Sono davvero tante. Ma Hot Wheels non si limitò solamente a questo. No. Introdusse tante altre innovazioni, tra cui decorazioni per auto con stampa tampografica, una novità assoluta per l'epoca. Tampografica. C'era anche il Collector's Club Kit di Hot Wheels, che permetteva di ottenere Boss Hoss, Heavy Chevy o King Cuda, tutte con cofano aperto, grandi compressori e verniciature argentate. Cavolo, se solo potessi tornare indietro nel tempo. E io non ho avuto niente di tutto ciò. Sono molto triste. Stavolta ho finito di parlare prima, brava. Le auto del set originale Snake vs Mongoose, sì, erano alimentate da elastici. Queste, non lo sono. Che ne dici di provarle insieme in una gara d'accelerazione? Dai. Forza, Ailey! Andiamo! Forza, Ailey! Andiamo! Vediamo se quella Snake ha mordente. Lei va più rapida. Chiaramente. Lupi in arrivo, mantieni l'auto al centro. Perché? Vabbè, lo faccio? A posto. E con questo abbiamo concluso la nostra lezione sulla forza centripeta. Non ne abbiamo parlato? Ah, gatto. Ho voluto fare lo sborone e sono andato oltre. Però lei non è indietro. Stica. Niente male. Ovviamente ti ho lasciato vincere. A chi altri potrei dare le chiavi della riprod? Best professoressa di fisica. Sembra anche a me. Ce l'ho fatta. Sfogatto! Gatto, sei bellissimo. Grazie mille. Ok. Ah, sì, mi ricordo. Però mi ha ridato la pantofola. Madonna. 350? 300? 400, bravo. Bellissimo. Sta piacendo veramente tanto.
È proprio bello, colorato, movimentato. Però non l'hanno reso scemo. Tra 400 metri. Cioè, poteva. Non è stupido. Molto bello, ha dei dettagli che mi sono piaciuti molto. Signora, però ogni volta gira a sinistra, curva a gomito. Hai 300 all'ora, che cazzo. Rielaborazione percorso. Sì, va bene, ricompensa e missione possiamo anche lasciarle lì. Mamma mia. Bellissimo. Questo da giocare tutto in prima è una figata clamorosa. Tra 400 metri. Era la macchina la ricompensa missione. Vabbè, ma me l'avrà data allora. O devo per forza riscattarla. Con la pantofola adesso. Una 28 road, sì. Comunque non una, ma ben due tavole da surf se vai in giro con questo veicolo. No, era, non è così, Vector, non è così. Questa, no? Ah. Ma come ballo? Quanto carica? Ma questa era la meglio tra le consigliate, ragazzi. Per quello sto puntando a questa. Davanti è un po' più brutta, non che da dietro migliori. Di lato. Questa è quella che mi hanno dato. Quella lì che c'era. È da acquistare separatamente, Vector. 17 euro se il Game Pass. Anziché 19. La luce del riflesso. Dove devo andare? Ah, nello sterrato. Cazzo. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. Ce l'ho, torniamo in pista? Sì? No. Mamma mia, come si è fermata? Ho capito io, ma... È compreso nel Season Pass? Sì, però se tu non hai il Game Pass, no. Ha chiesto Game Pass, Vector, non Season Pass. Sono due robe diverse. Loro vanno meglio, c'hanno... The Hot Road. A stronzi. Brava Q. Io sono quarto, tra l'altro. Questa inchioda quando casca. Eh sì!
Al 60% ancora, forse ce la faccio. Niente. Non ce la fa fuori strada questa, poverina. Per forza una ciabatta. Avete mai visto una ciabatta andare bene fuori strada? Vado per stare in casa. C'era un altro di quelli che... No. Fammi cambiare macchina, là. Scatta? Scatta su OBS, ragazzi. Ma dove mi ha parcheggiato? Ma che palle. Dove mi è arrivata la mail da Amazon? Appena possibile fare inversione a U. Se lo trovo. Bene. Madonna. Ho restituito un oggetto su Amazon. Un oggetto di una review. Di solito non restituisco gli oggetti delle review, in questo caso è necessario, lo scoprirete guardando la review. Che spissa. Perché, vabbè, non vi voglio spoilerare nulla. È arrivato oggi il corriere a prenderlo. E, oggi pomeriggio. E mi hanno dato già il rimborso. Adesso. Infatti credo mi volessero dare, dire no, guarda che tra 400 qualcosa metri, non va. Gira a destra. No, ho capito che è veloce, ma in giornata non me l'aspettavo. Adesso non so quanto ci vorrà ad averlo il rimborso. Perché mandano il bonifico, ci vorranno 8 anni. Gira a destra. Però in giornata è incredibile con le poste, Poi mi è arrivata anche una raccomandata dall'Agenzia delle Entrate, che c'è stata una dichiarazione errata e devo dargli 144 euro. Amen. Di 13 euro, molto bene. Che palle. Però gli evasori sono tranquilli, no? Con 8 macchine, il villino, 3 case, nulla tenenti. Eccoti a destinazione. No, il commercialista? Sì, ma infatti non so cosa sia successo. Allora, chiaramente mi serve una macchina da fuori cazzi. Però dove sono le altre Hot Wheels? Ah, eccola qua. Però sempre trazione posteriore. Visto che si va fuori dovrei andare di 4x4 io. Scusa, non posso... Hot Wheels, solo questa ho. Ah, che palle. Però a me serve una 4x4 qui. Questa edizione forza. Somiglia a un Hot Wheels, dai. È d'oro. Il figlio che non paga le tasse universitarie perché è senza reddito. Sì, sì, tutte quelle cose belle. Sarà su YouTube, Dado, sì. Però quello lì sarà un video un po' particolare perché c'è un motivo per cui ho rimborsato. Ok.
Fosse costato meno non avrei neanche rimborsato, però era chiaramente una roba da rimborsare e via. Oddio, spero di essere nel posto giusto poi. È la stessa gara di prima, sì? Speriamo. E allora? Sì, 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 ok. Sto andando benissimo, meglio di prima sicuramente. Anche questa quando casca si blocca. Loro no. Hamburger, eccoci qui, gatto, fedelissima come ogni mese, ti leggo tra un attimo. Mi sono ovviamente scordate quanti siano, ma non è importante, perché in realtà la seguo in silenzio da anni. No, ok. Pensi, mi sono fatto l'account solo per supportarla a dovere. Con Prime, perché sono ancora un barbone, non lo tenete, ma ci mancherebbe, grazie mille. Hai la Porsche? Un saluto sia alle Sif che sono sempre più belle, grazie mille. Scusami? Scusami? Guida pulita perché sono in macchina, cioè perché sono in acqua. Dove ero finito prima, eh? Ma si può vincere questa gara? Perché vanno di là un po'? Ma ormai ultimo. Ma. Direi che con questo imbarazzo ci possiamo anche fermare. Great job. Bello bello però il DLC, bello bello bello. Bello bello bello. Allora, ragazzi, domani mattina, aspetta che disinstallo anche Hard Space, eccolo là, che alla fine non ci inviamo. Domani mattina preparatevi, perché domani mattina un gioco eccezionale, forse, che hanno finalmente tradotto in italiano bene, forse, che si chiama Traveler's Rest. È un gioco in pixel art che dovrebbe ricordare un po' Graveyard Keeper come stile, dove noi gestiamo un bar medievaleggiante, fantasy. Credo fantasy, non so se definirlo fantasy o meno. Una locanda. Non mette tutto sto hype perché se fa schifo rimaniamo male. Guarda, stavo cercando un gioco random per domani mattina e per caso l'ho aperto. Ho detto, cazzo, l'hanno tradotto in italiano. Mio, comprato. Compratissimo. Quindi vi auguro una buonanotte, vi mando da Lino. Cosa sto facendo? Vi mando da Lino e non vi guardo perché non voglio spoilers.
E vi auguro una bella e dolce notte, ragazzi. Noi ci vediamo domani mattina. Alino, diciamo culo.